Ok, benissimo. A voi la linea. Dovreste fra l'altro sentire un audio nuovo da parte mia, migliore rispetto al solito, perché ci siamo dotati di una nuova strumentazione tecnica. È migliore, migliore, posso confermarlo. Ecco. È vero, sì. Bene. Allora, direttore, a te la parola. Diciamo appunto, come sempre, facciamo un attimo un cenno di recupero su questa vicenda. Stiamo parlando del processo contro l'Eternit, se non sbaglio, che si sta svolgendo a Torino, o sbaglio? Esatto, Torino, confermo. E riguardante appunto i danni che ha procurato la lavorazione di questa sostanza che è stata proibita, se non sbaglio. Gianni, potresti riavviare il video che è bloccato, per favore? Subito. Perfetto, grazie. Ecco qua. E quindi parliamo appunto dei danni prodotti appunto dall'amianto. C'è un processo in corso a Torino. Amianto è sostanza che è stata bandita da un punto di vista legale, almeno sulla carta, dal 1992, o sbaglio? 92, confermo. Dal 92, e che però appunto, come tu ci hai aggiornato in queste trasmissioni, in questa campagna, entra una rubrica fissa, è anche molto importante che lo sia, perché è un tema molto importante, che praticamente però è rimasto questa spada di Damocle latente da un punto di vista latente, è una spada di Damocle sulla nostra salute, perché in tutta Italia praticamente abbiamo scarti di lavorazioni e ancora strutture edili e non, comunque, l'amianto inserito nella nostra quotidianità praticamente, esattamente o quasi, insomma, fino a come era fino a 10-15 anni fa, con problemi per quanto riguarda la salute, problemi potenziari per quanto riguarda lo smaltimento, e quindi praticamente è una, e poi appunto con problemi di insorgenze e di malattie, con una incubazione tra virgolette, diciamo, con un periodo di latenza, chiamiamolo così, sì, molto molto lungo, quindi anche difficili da poter verificare in modo puntuale, anche per poi collegare un nesso di causa effetto ai fini processuali. Certo, allora incominciamo a dire questo, incominciamo a fare un aggiornamento sul processo cosiddetto all'Eternit. In realtà il processo vede due imputati, che sono Stefan Schmidheiny e il barone miliardario svizzero proprietario dell'Eternit, che ancora è multinazionale molto attiva e che vive ancora in Svizzera, e il barone De Cartier, che è uno dei soci. Allora, questi, però chiaramente questo processo evoca un qualche cosa che non si limita soltanto a questi due imputati, è qualche cosa di più grosso. Ci sono centinaia e centinaia di parti civili, perché le morti causate dall'amianto in Italia sono state veramente tantissime, e saranno purtroppo nei prossimi anni tantissimi. Questo processo qui è alle battute finali, siamo al primo grado, l'inchiesta è stata condotta dal il pubblico ministero è il noto Guariniello di Torino. Esatto, e alle battute finali, perché le parti civili hanno parlato tutti. Adesso stavano parlando le difese dei responsabili civili, sul quale non mi soffermerò, perché i ragionamenti da parte dei responsabili civili in realtà sono le difese delle aziende che sono chiamate in causa come responsabili civili per quanto riguarda la parte del risarcimento, no? Le requisitorie finali degli avvocati che difendono queste parti civili, questi responsabili civili, la parte civile è un'altra cosa, hanno fatto dei ragionamenti squisitamente tecnici di diritto, per cui ai fini proprio della cronaca non sono neanche utilizzabili se non per un pubblico addetto ai lavori, insomma, materia da giuristi principalmente. E nell'ultima udienza, che si è tenuta lunedì scorso, e lunedì e martedì, quindi domani e dopodomani, ci saranno due altre udienze, la parola è passata in pratica alle difese degli imputati. Adesso non sappiamo di preciso quante udienze occuperà questa fase, ma siamo veramente alle battute finali, perché fatto questo e data la
parole eventualmente a, proprio agli imputati per delle dichiarazioni spontanee che vanno a chiudere questa fase dibattimentale, ci sarà poi dopo la Camera di Consiglio e quindi il verdetto. È importante questo processo perché bisogna stabilire, cioè l'accusa ha costruito un impianto e ha portato a processo questi due imputati con un'imputazione molto grave, che è quello del disastro ambientale con dolo, ma poi il dolo secondo il nostro codice penale ha, diciamo, una scaletta abbastanza ampia di responsabilità, come giusto che sia, e il dolo, insomma, detto in modo molto semplice, papale, l'accusa sta accusando questi due imputati di questo disastro. Loro sapevano in pratica della pericolosità dell'amianto e per mero profitto hanno continuato non solo a produrre ma a commercializzare questo, questi prodotti, queste sostanze, ben sapendo che facevano male, molto male alla salute. Su quello che evocavi tu, quindi questa è una parte anche interessante, no? Il tempo di latenza prima che insorga la malattia, cioè oggi ho un'esposizione all'amianto. Diciamo che le ultime ricerche scientifiche hanno smentito un po' quel concetto della trigger dose, un po' una dose del killer, no? Hanno smentito quel concetto che bastasse o che basterebbe una sola esposizione per fare in modo che poi dopo si prenda la malattia dopo X numero di anni in funzione alle eventuali future successive esposizioni. Questo è stato smentito e la scienza ha dimostrato che una singola esposizione può essere anche causa della malattia, ma è difficile che sia causa della malattia. Si è notato però che con l'aumentare del numero delle esposizioni, perché la dose è diversa, con l'aumentare del numero delle esposizioni si accorce il tempo di latenza. Ciò significa che si ha un effetto potenziato, che è ancora più potenziato se la persona esposta all'amianto è fumatore o fumatrice, ma semplicemente perché l'esercizio del fumo impedisce ai polmoni una, diciamo, inibisce, rallenta una capacità che hanno i polmoni di difendersi anche dall'amianto. In termine tecnico si dice una capacità di clearance, quindi di ripulitura, lo dice la parola stessa, e quindi diventa ancora più pericoloso. Può essere maggiorato anche da altri fattori ambientali, come l'inquinamento, per esempio. E, quindi poi per quanto riguarda la dose, cioè qual è la dose pericolosa dell'esposizione all'amianto? Ecco, le dosi sono assolutamente basse, bassissime. Non è per niente necessario che si rischi la morte attraverso l'esposizione dell'amianto solo se si è lavorato l'amianto in fabbrica, quindi un'esposizione costante e continua, no, perché ci sono evidenze scientifiche, studi e anche osservazioni molto più, come posso dire, banali, no, oltre che proprio scientifiche, che è quello delle mogli e dei figli delle persone che lavoravano negli stabilimenti dell'Eternit in Italia e all'estero, che sono morti incolpevoli solo per il fatto di aver lavato le tute dei mariti delle persone che lavoravano negli stabilimenti e che quindi attraverso la tuta portavano le polveri d'amianto a casa. Quando si parla di polveri d'amianto, attenzione, bisogna sempre chiarire che la polvere d'amianto non è un qualche cosa che tu noti facilmente, per il semplice motivo che le polveri d'amianto sono composte da fibre, sono le fibre, e queste sono piccolissime. A me piace fare sempre l'esempio, a costo di essere ripetitivo, però sai, queste sono trasmissioni, come dicevo all'inizio, no? Questa oggi non è una trasmissione sull'amianto che porta delle novità, ma è semplicemente per tenere il fuoco acceso, per tenere il riflettore puntato, diciamo, giratela come volete voi, certo. Semplicemente perché poi questa trasmissione va su internet e viene poi dopo ascoltata, vista anche da altre persone. Se uno si deve ascoltare la trasmissione su internet, non va certo a prendersi quella
scusate, di 3 mesi fa, ma va su quella più recente. Di conseguenza ripetere un po' certe cose è sempre utile. Poi anche queste trasmissioni che alimentano questo fuoco danno sempre degli elementi nuovi, qualcosa che in una precedente trasmissione ascoltata magari è sfuggita. E a me piace sempre fare questo esempio di quanto sia piccola una fibra d'amianto, per cui se noi teniamo facciamo un esempio su, ecco, su un centimetro lineare, che è uno spazio più o meno così, veramente piccolo, cioè sappiamo quanto è piccolo un centimetro lineare, ecco, su un centimetro lineare noi possiamo mettere in fila 200 capelli umani che sono, diciamo, sottili e sono assolutamente visibili ad occhio nudo, no? Oppure possiamo mettere in fila sempre nello stesso centimetro 1200 fibre di nylon, che è una fibra molto più sottile, ma anch'essa visibile ad occhio nudo. E quindi rispetto ad un centimetro, insomma, una fibra di nylon è 1200 volte più sottile di un centimetro lineare. È la misura della mia insidia. Come? È la misura dell'insidia, anzi dell'insidiosità di questa sostanza. Esatto, e tant'è che se potessimo mettere in fila sempre nel nostro centimetro lineare le fibre d'amianto, in questo stesso centimetro ne entrerebbero 335.000. Quindi pensate bene che cosa significa, che ne so, un grammo d'amianto, no? Un grammo d'amianto allo stato, diciamo, puro, quanti milioni di fibre può contenere. Allora, che ne so, ecco, un elemento di cui non abbiamo mai parlato, gli uffici postali. Ci sono tantissimi uffici postali sparsi nell'Italia, in Italia ce ne sono 14.000. Alcuni di questi, per fortuna non tutti, però purtroppo, visto il gran numero, sono tanti. E quando furono costruiti, quando l'amianto era, diciamo, legale, anzi era non solo considerato un prodotto buono, era buono ed economico, no? Cioè era venduto per buono questo prodotto qua, perché respingente il calore, per cui ignifugo, con proprietà fonoassorbenti, resistente, c'è una cosa che veniva venduta e veniva venduta bene anche perché costava poco. Sì. Allora, tanti uffici postali sono stati, nel costruire questi uffici si è utilizzato l'amianto. Molti di questi uffici postali, l'ente Poste, di concerto chiaramente con l'ASL, per cui niente di assolutamente illegale, tutto nell'alveo della legalità, hanno deciso di non bonificare questi ambienti, ma di fare un intervento, diciamo, intermedio di confinamento. Allora, dove c'era l'amianto floccato fra l'altro era il più pericoloso, perché era una mescola di cemento e di amianto. L'amianto era quasi un 20% rispetto al volume totale di questa mescola fra sabbia, cemento e amianto. E questo prodotto, no, miscelato ad umido, veniva spruzzato sulle pareti, perché veniva utilizzato come fonoassorbente e come isolante. Chiaramente è quello più fragile, quello che si sfalda di più, e lo sfaldamento genera il problema perché sprigiona le fibre d'amianto. Allora, molti di questi uffici, invece di bonificarli, perché è un'attività assolutamente onerosa, costosa da tutti i punti di vista, si è deciso di fare quell'intervento di confinamento, vale a dire mettere sopra queste pareti, queste parti dove era stato utilizzato questo prodotto, un foglio di cartongesso, e quindi sigillarlo. Allora, l'intervento va assolutamente bene fino a quando chiaramente non si rovina neanche questo, oppure fin quando qualcuno dimentica che dietro c'è dell'amianto e va a fare un buco, magari banalmente per appendere un chiodo. Per fare un esempio, appendere un chiodo in queste condizioni significa che in un ambiente chiuso, quindi un ufficio, una stanza dove si lavora, ci si espone ad un'esposizione continua alle fibre d'amianto, perché le fibre d'amianto, non lo so, io vado a bucare, ho tirato fuori, ma una quantità minuscola, magari posso polverizzare 1-2 grammi d'amianto, però magari ho tirato fuori 5-10 milioni di fibre, ripeto, nel famoso centimetro lineare, cioè in un centimetro cubo sono veramente un numero esageratissimo, sì, di fibre d'amianto, in un centimetro lineare 335.000, cioè il buco di un trapano può tirare fuori decine di milioni di fibre d'amianto che poi dopo circolano in questa stanza e che le persone che vi lavorano, vi abitano,
hanno un'esposizione continua perché nell'esercizio di quello che fanno in questa stanza vanno a respirare queste fibre. Ecco, se queste esposizioni sono protratte nel tempo, anche se le dosi sono minime, allora dopo un certo periodo di latenza, si è osservato una latenza minima per esposizioni veramente abnormi di fibra d'amianto fino a 10 anni, quindi per l'insorgere della malattia, ma parliamo del tumore, del mesotelioma pleurico. E poi c'è l'asbestosi, ma quello meriterebbe un discorso a sé, ma l'asbestosi è una malattia prettamente professionale che è stata battuta in Italia dopo che è stata vietata la lavorazione in tutta Italia dell'amianto, no? Ma la mettiamo da parte per adesso, parliamo del tumore. Esposizioni abnormi si sono osservati, si è osservato e si è provato scientificamente che il tumore è insorto dopo una decina di anni. Generalmente però per esposizioni anche abbondanti non insorge prima dei 20-25 anni e su esposizioni casuali però reiterate nel tempo andiamo a latenze e si osservano oggi casi dove vengono studiati dal RENAM, dal Registro Nazionale Mesoteliomi, e si accerta che il tempo di latenza è stato addirittura di 60 anni e c'è, diciamo, una quota molto ampia che sta venendo fuori di esposizioni, anche queste esposizioni non professionali, dove mediamente il termine di latenza è una quarantina d'anni. Quindi comunque, il problema è una così insidiosa che spesso, come tu dici, ho fatto l'esempio qua degli uffici postali, ma praticamente in materiali da costruzione o da rivestimento o da abbellimento in modo così diffuso che anche magari chi può essere più prudente, più attento alla propria salute viene assolutamente tratto in inganno, comunque non sa che magari ce l'ha dentro casa o in macchina. È difficilissimo potersi guarda, in macchina in macchina è un po' più difficile, perché vabbè, in macchina per esempio si è utilizzato per i freni, però lì il problema era più dei meccanici, dei carrozzieri. Sì. Però io oggi a TV Radicale, cioè non dico faccio fare uno scoop, perché per carità questo non è propriamente uno scoop, ma diciamo anticipiamo un qualche cosa che sarà oggetto di una certa attenzione e una cosa che coinvolge, diciamo, la mia persona direttamente, però è utile, emblematica e può far capire tante cose a chi ci sta ascoltando, no? Cioè, io abito in un posto dove, in un posto di mare normale, non è un paese piccolo, una città. Beh, a fianco al fabbricato del palazzo dove abito hanno ristrutturato dei bungalow, no? Ci sono questi quattro piccoli fabbricati ad un piano, pian terreno è il piano sopraelevato. Fino adesso è andato tutto bene, tranne fino a qualche tempo fa, dove è arrivata una fornitura di sabbia, perché lì hanno rifatto intonaci, pavimenti, tutto, no? È arrivata una fornitura di sabbia strana, c'è una fornitura di sabbia che presentava un colore particolare, verde, cioè con una sfumatura verde, non un verde intenso come il manifesto antiproibizionista che c'hai tu alle spalle, Gianni, però una sfumatura sul verde. Tant'è che me lo fece notare un conoscente che venne a casa e disse: oh, che bella quella sabbia là, ma la usano per motivi decorativi. Quindi io la notai, c'è sta sfumatura verde mai vista, cioè la sabbia si è sempre vista di colore grigio in varie sfumature, al massimo marrone e basta, cioè, oppure tendente al nero, se un grigio molto scuro, se sono, diciamo, sabbie che vengono da zone vulcaniche. Allora questa cosa qui mi ha un po', come si dice, insospettito. Ho fatto un paio di ricerche su internet, ho fatto 2 più 2, perché qui nella zona ci sono delle cave di pietre verdi e le pietre verdi contengono la tremolite. La tremolite è un anfibolo e l'anfibolo è praticamente un amianto. Fra l'altro è uno dei tipi di amianto. Fra l'altro gli anfiboli sono quelli pure più pericolosi. Ah, allora ho detto, vabbè, è probabile che in questa sabbia ci sia la presenza della tremolite se è verde. Allora è stato, diciamo, facile andare a fare un prelievo e l'abbiamo mandata ad un laboratorio qui locale, la quale ci ha confermato la presenza della tremolite.
Non ci siamo fermati qui perché poi c'è anche il famoso decreto ministeriale, un decreto ministeriale che ammette in alcuni prodotti oppure in ambienti, ammette diciamo una certa quantità di presenza d'amianto. Allora è stato necessario fare una valutazione quantitativa di quanta tremolite contenesse questa sabbia. Siamo dovuti uscire fuori dalla Calabria perché in Calabria non ci sono laboratori a, diciamo, certificati che possono fare questo tipo di analisi. Cioè i laboratori ci sono, però non hanno loro le certificazioni per poter rilasciare poi i certificati ufficiali, no? Allora questo campione ha girato un po' in Italia e dopo un po' di peripezie finalmente è uscita fuori anche l'analisi quantitativa. E l'analisi quantitativa ci dice che in questa sabbia qua c'è una presenza di tremolite pari a 17 grammi per chilo, quando il limite massimo consentito è 1 grammo per chilo, quindi una quantità veramente molto alta. E allora, ecco, che cosa voglio dire con ciò? Che le esposizioni all'amianto sono poi dopo le più, come posso dire, le più subdole, le più impensate. Ho fatto un giro e poi è stato facile scoprire da dove venisse questa sabbia. A 3-4 chilometri da dove abito c'è un cementificio che ha i cumuli di queste pietre verdi che poi tritura e con il quale ci fa la brecciolina, la sabbia. E questa sabbia è finita, diciamo, nelle case delle persone. Adesso voi immaginatevi quel discorso di prima, no? Cioè, alle poste lo sanno, cioè le poste dove è stato utilizzato, gli uffici postali dove è stato utilizzato l'amianto floccato, dove è stato eseguito quest'opera di confinamento, le persone che lavorano lì sono state istruite, informate che non devono fare buchi, e mi è noto che loro abbiano fatto un corso specifico proprio per cioè negli uffici dove c'è la postale, dove c'è la presenza d'amianto, il personale è formato, cioè ha proprio una formazione specifica per quanto riguarda, hanno dei manuali dove comunque sanno che devono fare attenzione e che devono avere determinati accorgimenti. Invece la sabbia che viene venduta da questo cementificio, noi non sappiamo se loro sanno oppure no che stanno causando un disastro ambientale e che sta finendo nei cortili e nelle case delle persone, perché poi con la sabbia ci si fa il cemento, ci si fanno gli intonaci interni, esterni. Cioè si sta andando ad inquinare tanti e tali siti che più passa il tempo e più è difficile poi andare a vedere dove. E ignare persone verranno in questi bungalow ad abitare temporaneamente o permanentemente e subiranno delle esposizioni. E chi abita nel palazzo dove abito io ha subito e probabilmente subisce ancora oggi un'esposizione. Ecco, questo è interessante perché mi dà l'aggancio anche per dire che le esposizioni sono subdole, sono occasionali, perché tu magari vai al lavoro e sotto la finestra dell'ufficio dove lavori, piuttosto che, non lo so, la persona che lavora in edilizia è quella che oggi è più esposta perché va a fare le ristrutturazioni e quindi tu lo vai a maneggiare direttamente, magari l'amianto in alcune case. E, non lo so, vai a visitare un amico e parcheggi sotto una tettoia in forte stato di degrado, e piuttosto che tutta un'altra serie di cose dove tu puoi avere questa esposizione. Non moriremo tutti d'amianto chiaramente nel prossimo futuro, e questo qui lo prova anche una ricerca scientifica, una ricerca molto seria condotta e pubblicata dalla rivista scientifica The Lancet. Probabilmente ho storpiato la pronuncia perché io con l'inglese sto veramente male. E in ogni caso, questa rivista ha fatto uno studio e ha pubblicato questo articolo con la previsione delle morti che si attendono per amianto in Europa. Cioè il dato è veramente sconvolgente. Apro qui una parentesi: in Italia, e lo dice il RENAME, Registro Nazionale Mesoteliomi, i morti per amianto ogni anno sono 3.000, quindi sono quasi quanto gli incidenti stradali. Gli incidenti stradali, che sono in forte diminuzione, sono circa 4.800.
Gianni, nel frattempo io dico questa cosa, se puoi dare un'occhiata alla chat se c'è qualche cosa da rispondere. Sì, sì, stavo guardando, non rilevo vabbè. Diciamo, domande. Sì, tu chiaramente se c'è qualche cosa interrompimi pure. No, sì, io volevo sapere da te qualche tempi ci davamo, perché siamo alle 20:40. Chiudo dicendo quest'ultima cosa. Il dato di questa rivista scientifica che ha dato questo, ha diffuso questa informazione sui morti, questo è qualche cosa che è uscito nel 2010, i morti per amianto attesi nella sola Europa nel ventennio fra il 2010 e il 2030, 500.000. Penso che questo sia meritevole di azione politica, di allarme, di preoccupazione, e anche perché l'amianto, una volta che si diffonde, si aerodisperde, la fibra d'amianto lì resta, cioè non può essere poi dopo bonificata, per cui tutto il lavoro va fatto tutto in prevenzione. Abbiamo detto. Ci aggiorniamo su, per quanto riguarda questo argomento, alle prossime informazioni che ci darai su questa trasmissione che ormai è seriale, potremmo dire, tra virgolette. Esatto.